Ciao e benvenuto in questa nuova diretta sulle degustazioni degli accessibili e di qualità, ossia la mia rubrica settimanale che va alla scoperta di vini dal supermercato da prezzo accessibile e si spera anche di buona qualità. Io sono Fabrizio De Simone, sono un sommelier del vino Fisar, olio sommelier, idro sommelier di secondo livello, ho una specialistica in degustazione whisky e ti invito come sempre a seguire tutte le mie attività sui più comuni canali social, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Parola d'ordine Fabrizio De Simone e anche a seguire il mio blog personale sul sito www.fabriziodesimone.it. Inoltre ti invito a lasciarmi un commento a questo video o a mandarmi una mail a info@fabriziodesimone.it qualora ti servissero accessori per il vino come per esempio il Coravin, calici della linea Riedel, cavatappi, tappo, vino, consulenza, consiglio o anche qualora volessi scoprire il mondo del vino e scoprire i segreti della degustazione. Ho pensato a un percorso ad hoc, one to one, solo io e te, per arrivare dritto al punto della questione e raggiungere alti risultati nei minori tempi possibili. L'ho provato, l'ho testato e abbiamo appunto ottenuto grandi risultati in pochissimo tempo. Un percorso che ti farà scoprire il vino, ma che ti permetterà anche di avere un tuo personal sommelier a portata di mano, a portata di clic, a portata di messaggio, un Fabrizio sempre in tasca. Inoltre è proprio pensato, infatti è a numero molto chiuso, a numero limitato, anche per permetterci di adeguarci alle tue esigenze di tempo, ai tuoi personali gusti e alle tue personali curiosità, quindi più interattivo e dinamico che si può. Scrivimi una mail o un commento a questo video, oppure se vuoi direttamente tastare con mano quello che si tratta e capire se fa il caso tuo, senza poi avere nessun obbligo, nessun vincolo, andiamo avanti oppure ci fermiamo senza problemi e i contenuti e vini rimangono a tua disposizione per sempre, vai sul sito www.goccedibase.it, scegli uno dei tre box che ho personalmente scelto per fare i primi passi nel mondo del vino e scopri quello che si tratta. Sito www.goccedibase.it. Andiamo alla degustazione di oggi. Me l'avete chiesto in tanti, cosa ne pensassi, se lo consigliavo, eventuali consigli sull'abbinamento, e ho deciso quindi di degustarlo. Oggi sono con la Malvasia Nera Puglia GT Vendemmia 2018, trovata tra gli scaffali della Lidl. Nome del vino Bellanova, in onore a Caterina Bellanova, la winemaker, la produttrice che ha ideato e che ha prodotto questo vino. 13,5% del volume in alcol e imbottigliato da TDS SRL di Sava. Abbiamo 4 euro il prezzo di vendita a scaffale. Abbiamo Malvasia Nera in purezza, non specificata però nella varietà, in quanto la Malvasia Nera è un vitigno a bacca nera molto presente in Puglia, soprattutto nella parte meridionale della regione. Ce ne sono diversi tipi, le più comuni sono la Malvasia Nera di Brindisi, che presenta un profilo aromatico un po' più accentuato, e la Malvasia Nera invece di Lecce, che non ha una grande aromaticità. Questa Malvasia potrebbe essere anche un misto di diverse Malvasie. Generalmente la Malvasia viene vinificata insieme al Negramaro perché le dà più corpo, un po' più di rotondità. Come al solito è la prima volta che lo degusto, l'ho già scapsulato ma perché ero arrivato a questo punto in una... insomma, stavo facendo un video, una diretta precedente, sono arrivato a questo punto e mi sono accorto di aver sbagliato il vino e non aver attivato tra l'altro il microfono, insomma un bel guaio. L'ho già scapsulato ma non l'ho ancora provato, quindi andiamo come sempre alla prima degustazione. Tappo in silicone, non è in sughero. Ecco fatto, quindi non c'è bisogno di annusarlo per valutarlo. Ah no, sai che potrebbe essere sughero? Eh sì, è sughero, mi sa che è un misto. Comunque, nessun difetto. Perfetto. Avvino il calice e iniziamo con la nostra degustazione. Il mio calice in cristallo che ho battezzato Steve, il gambo si è rotto al primo lavaggio mentre lo asciugavo, si è proprio spezzato. E vabbè, insomma, lo utilizziamo lo stesso. Ok, devi respirare un attimino, sento un odore un pochino più di ridotto, un pochino di chiuso. Facendolo areggiare un attimo probabilmente si apre. Sai che invece mi sa che questa mia bottiglia ha un pochino di difetto? Mi sa proprio di sì.
Proviamo la degustazione, ma mi sa che mi trovo con una bottiglia difettosa, quindi dovrò ripeterla in un secondo momento. Allora, no, questo secondo calice già è molto meglio, in ogni caso, non evitare problemi, lo riscarto e lo riprovo. Allora, andiamo alla parte visiva intanto. Rosso porpora con riflesso rubino, abbastanza intenso, si intravede qualcosa attraverso, ma piuttosto carico. Parte olfattiva, non particolarmente intenso. E non percepisco neanche una grande eleganza, in realtà lo sento piuttosto spento, piuttosto scarico al naso. Che peccato. L'ho comprato in realtà qualche mese fa, l'ho tenuto ovviamente tenuto bene, sempre coricato in cantina, a temperatura umidità, si vede che ho preso una bottiglia non piacevole, emerge qualcosa di... Ora si sta un po' aprendo, c'è una nota floreale, non c'è aromaticità, comunque c'è una nota floreale, fruttata, prugna, ciliegia, un po' di amarena e una componente speziata. Pepe nero in prevalenza. Ma al di là di questo non emerge molto altro. Vado alla parte gustativa. In bocca, diverso il sapore rispetto al primo sorso. L'ingresso c'è, è corposo, però non c'è eleganza, non c'è finezza. Percepisco un residuo zuccherino, tende a farsi strada, una discreta trama tannica, ben bilanciata, insomma, acidità, tannicità sono in equilibrio fra loro. Residuo zuccherino presente, un po' percettibile a livello di gusto, di sapore, però non è evidente, insomma, le dà un po' più di rotondità, di morbidezza, ma però è proprio la parte gustativa che non mi convince, non è molto espressivo neanche in bocca e non è molto elegante, non è fine, il non molto vuole essere anche, insomma, qualcosa di più positivo. Niente, secondo me degustazione fallata, purtroppo ho trovato una bottiglia difettosa, è rarissimo ormai che mi capita, però qualche volta può capitare, nessun problema, ne acquisterò questo vino e riproveremo la degustazione, quindi non mi spingo oltre a decantare, a dare consigli sull'abbinamento di questo vino, ma lo riproverò. Ti ringrazio per la partecipazione, ti ringrazio per aver seguito questa diretta, ci sta anche questo, fa parte del mondo del vino, lo rende anche interessante e piacevole, in realtà è comunque un'esperienza anche trovare una bottiglia difettosa e provarla, o che possa avere qualche problema. Grazie mille per la partecipazione, io ti auguro un buon proseguimento, buon appetito e per dopo, ci vediamo con la prossima diretta. Ciao ciao!